Bella a tutti ragazzi, un saluto da Method. Ecco qui un'altra puntata, sempre per la mia serie sulle armature complete che ho deciso di fare. Allora, come potete vedere, questa è un'armatura che secondo me è veramente molto figa. Si tratta dell'armatura completa del Cavaliere di Eide. Ovviamente l'unica cosa che manca di questo cavaliere, che almeno non ho ancora trovato, è lo scudo. Come vedete ho una delle armi che trovate, che è la lancia lunga di Eide, che secondo me è una delle armi più OP del gioco, soprattutto se la infondete con come si chiama? Il fulmine. Lo scudo che vedete è uno scudo che aumenta la fortuna e che è il parma del drago guardiano, che non mi ricordo assolutamente dove si va a trovare. Comunque andrò a vedere dove si va a trovare, soprattutto visto che sono in NG+ e anche questa invece è bellissima, secondo me, che è l'allungato del fiore che ripristina praticamente la stamina. Ora, vi faccio vedere cosa dovete fare per recuperare il set completo e la prima arma, praticamente la prima arma che trovate, che è questa esattamente. Un attimo, perché la prima arma che trovate? Perché del Cavaliere di Eide ci sono tre armi diverse e sono in ordine di apparizione. Se riesco a ritrovarle, ve le dico immediatamente. In ordine di apparizione sono, allora, dove cazzo sta quella spadaccia maledetta? Oh, mi sa che l'ho venduta, spada dritta spezzata. Vabbè, alla niente, vi faccio vedere come trovare la prima arma anche. Ok, dovete venire qui alla foresta dei giganti perduti, uno dei primi falò che trovate, praticamente bruciare un falò ascetico. Lo stesso discorso che avevo fatto nella guida per farmare effigie umane, ok? Andiamo. Una delle armature che mi piace di più, se non in assoluto, quella che mi piace di più di tutte, questa qui. No, non l'ho fatto il parry. Anche perché l'attacco secondario secondo me è molto OP e quella a due mani è proprio, guardate che roba, l'attacco secondario è allucinante, perché poi lo butta anche a terra. È una di quelle armi OP soprattutto per il PvP, ragazzi. E non vado a prendere le effigie, ma vi faccio vedere subito dove andare a recuperare, perché voglio fare una roba così veloce. Perché non l'ha preso? No, questa qui non ce l'aveva, pure gli va tanto un lato. Ah, già che il mio scudo non tiene il 100% dei danni, purtroppo. Il suo scudo non tiene il 100% dei danni, ragazzi. Quindi me lo cambio un secondo, perché è a 75%, mentre questo è già 90% e questo è 95%. Scudo dell'arcidrago si trova la Bastiglia perduta. Allora dovete venire qui un attimo, che saliamo. Scusate ragazzi, mi si era interrotto un attimo la registrazione. Allora, dicevo, stavamo parlando del Cavaliere di Eide. Allora, un attimo che l'affronto con, magari, che la spada mi è sovvenuto adesso che mi sono ricordato che è il primo oggetto che trovate uccidendo questo cavaliere qui. Un primo drop che avete è quello della spada. Quindi, in questo momento, non so se me la lascerà. Magari non me la lascia. Quindi, boh, speriamo. Vediamo. Vediamo, volevo utilizzare questa frusta qua, che avevo potenziato con la vecchia frusta potenziata con il fulmine. Mi sembra abbastanza off, tolgo 600 di punti. E poi, mamma mia, se è off questa frusta, ragazzi. Puttana, se op gambali del Cavaliere di Eide, vedete, mi ha lasciato i gambali. Se vi va bene, vi molla tutte le parti, e all'inizio vi molla la spada. Adesso
Vi faccio vedere esattamente, cioè esattamente, vi faccio vedere un attimo i faccio vedere i tre punti esattamente dove dovete andare. Il primo punto è qua, dove trovate la spada che purtroppo non posso farvi vedere. Il secondo punto è alla Bastiglia Perduta, quindi un attimo che vi faccio vedere esattamente dov'è. L'altro punto è alla Bastiglia Perduta, però in un punto un po' bastardo della Bastiglia Perduta, perché praticamente si trova Forte Salino, no, Bastioni Superiori, no, cazzo non mi ricordo più se era al Torre Lontana, no, c'è la distra, certo, c'è la dell'esilio. Praticamente ci potete arrivare due modi: o dal pontile desolato, è la parte che trovate quando arrivate con la nave dopo aver affrontato la sentinella flessibile. Arrivate qua dove c'è un, adesso vi faccio vedere, arrivate esattamente qua, c'è un ascensore, no? Questo qui, che vi porta giù dove c'è la nave una volta che avete sconfitto la sentinella flessibile. Quindi potete venire su da qua e qui sulla sinistra trovate un falò, ok? Andando avanti. Oh cazzo! C'è già qualcuno qua, porca trota. Allora, dai, uso un'arma qualsiasi per affrontarlo. Non so cosa usare, possiamo provare magari utilizzare questo. Massimo gli tiro, non ricordo più che era un NG più, quindi puttanis la station. Allora, il cavaliere di Eide si trova qui in questo punto che dorme. Voi dovete seccarlo e, ah no, se no a questo punto ve lo faccio vedere, dai, ve lo faccio vedere dove respawna esattamente, perché sennò non è giusto nei vostri confronti. Anche se un po' mi scoccia che diventi in NG più questa zona. Adesso perché non fare gli scazzi, devo andare a recuperare i fallo ascitici. I fallo ascitici li recuperate secondo me, cioè secondo me un buon modo è andare giù nel baratro da Gilligan. Il patto dell'oscurità, fratello dell'oscurità lì, perché? Perché due? Ah, perché non ho ricaricato, sono un coglione. Mamma, stavo volando. Ok, direi che l'ho abbastanza indebolito. Che bella che è questa accetta, mi sento troppo un vichingo con questa ascia qui. Eccolo là, vedete? Chi era spawnato? Vedete che ha la lancia? Che bel moveset! Mamma mia! Io non lo faccio quel moveset lì, perché non lo faccio? Vedete? Ho trovato la lancia di Eide. La lancia di Eide però, questa qui, è questa. Devo farvela vedere immediatamente. È questa, che non è quella che ho io potenziata. Perché quella che ho io è un'altra lancia di Eide. E adesso vi faccio vedere esattamente dove andare a trovarla. Se riesco. Ed è la lancia lunga di Eide che ho potenziato con il fulmine. Questa è la lancia di Pate, non ci interessa. Allora, un attimo, dov'è l'altra? Non trovo le cose, ragazzi, io perché ho troppe cose, non riesco a trovarle. Fio canel. Leide e lancia di Eden, non le ho potenziate. Va bene, ho due. E questa comunque è la lancia di Eden, guardate. Che non si differenzia un cazzo dall'altra, praticamente.
tranne che per il danno, praticamente. Adesso riesco a... Leggermente più lunga questa. Un attimo che recupero l'effigie umana. Ah, giusto, magari non lo sapevate. Allora, se voi andate qui... Up, e venite qui... Qui... Recuperate un'effigie umana e l'anima di un guerriero coraggioso, ragazzi, ok? Beh, questa... Buon, ragazzi, ho tagliato la parte in cui andavo in giro... Ma giù la potenziarmi. E allora, che devo fare una roba. Vi faccio vedere dove sono l'ultima zona per il cavaliere di Ede, per trovare l'ultima arma, cioè la più potente del cavaliere di Ede. Per accedervi dovrete essere un po' avanti con la storia. Siamo qui. Vi faccio vedere esattamente qual è il falò che dovete a cui dovete recarvi. Siamo in boschi ombrosi e siamo esattamente al crocevia in rovina, il secondo falò. Ok? Praticamente la strada quella dove c'era Mary Beth, Rosa Beth lì di Melfia, che era pietrificata. Andando avanti andavate lì, antica Kelar. E il secondo falò che trovavate era questo, crocevia in rovina. Ora, qua bisogna bruciare un falò ascetico perché mi sa che, cioè mi sa, perché l'avevo già ucciso. Non so che cosa mi respawnerà, eh. Allora, poi, attenzione perché questa zona qui è un po' bastardina, eh. Allora, dovete andare non qui e neanche qui, ma ecco, ma l'altro. Quindi salendo da lì, dalle scale, subito a sinistra, qui. Un attimo che mi metto un'arma un po' più... Op. Mi sparo un'effigie umana. Ah, qua dietro, attenzione perché c'è un'imboscata, ci sono un paio di... Ciao, ciao, ciao. Anello della protezione vitale, grande anima di Cavaliere Valoroso. Puoi fare una guida anche su tutti gli anelli, ragazzi. Poi dovete andare giù di qui. Non mi ricordo più se c'era. Ah sì, c'era Bertoldino. C'era questo coglioncello qui. Che è una specie di. È la sentinella flessibile, praticamente. Attenzione perché è cattivissimo. Non è, ragazzi, perché è un bastardo dentro. Detenete scintillante. Occhio perché qui a sinistra c'è subito. Esatto, c'è subito una. Una specie di imboscata che vi tirano questi un po' di mani. Ah, là dietro c'era un'altra roba. Ascia mezzaluna d'ammazza draghi, scudo del falco dorato. Ah, sì. Andiamo, va. Allora, per accedere a questa zona dovete aver ucciso un po' di boss, ragazzi, se no questo qui non vi si apre. Allora, vediamo. Un attimo che recupero. Eccolo lì. Non mi ricordo più se dietro c'era qualcosa, ragazzi. Ah sì, certo, c'era quella roba che avevamo visto. Mi raccomando, andate a destra perché recuperate questa cosa qui. Che
riparare grande anima di un morto perduto. La magia è un'anima. Allora, là, come avete visto, c'è un altro. C'è l'ultimo cavaliere di Eide. Eccolo qua. Devo mettermi l'anello perché se mi droppa. Non so se mi droppa le cose. Eh sì, e do, do, dotatevi sempre dell'anello d'oro lì del serpente, quello che è, perché sennò va a finire che. Stai giù. Lancia pesante di Eide, esatto, quella che vi avevo fatto vedere. Beh, a questo punto, questa strada qui, tanto per farvi vedere una cosa in più, è quella per andare al castello di Drangri. Niente, ragazzi, un saluto dal mio cavaliere di Eide, per oggi è tutto e alla prossima puntata. Bella!